Il 20 ottobre 2012 si celebra il quinto centenario della consegna della Cona Marmorea, la più importante opera scultorea di Sicilia realizzata in marmo bianco con rifiniture in oro zecchino raffigurante scene di santi e vita della Vergine Maria dello scultore ed architetto palermitano Antonello Gagini. L'opera venne commissionata l'8 novembre 1499 e venne ultimata a Palermo nel 1511 e montata l'anno seguente. Essa reca la data del 20 ottobre 1512 e si custodisce presso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Partendo dall'alto notiamo la statua di San Michele Arcangelo, successivamente lunettone con l'incoronazione di Maria, poi San Giovanni, Sant'Agata, la Natività di Maria, più giù i Santi, l'Arcangelo Gabriele e la Vergine, al centro la Natività, i quattro Evangelisti, al centro l'Assunzione della Madonna, i Martiri, da destra a sinistra San Pietro, Santo Stefano, San Lorenzo, San Paolo ed i 12 Apostoli. A Nicosia, oltre questa opera di Gagini, è conservata presso la Cattedrale di San Nicolò anche il trittico Marmoreo del Redentore. Si è voluto così celebrare una delle tante opere preziose custodite all'interno della celebre basilica nicosiana e poco conosciute dalla popolazione. Tante le persone che hanno visitato l'opera, molte le scolaresche. Ad illustrare la storia di particolare della Cona, il maestro Santino Barbera, come sempre in prima fila per far conoscere storia ed opere del suo quartiere. La sua guida è risultata preziosa per conoscere la storia ed i segreti di questo importante manufatto. Tra le tante iniziative, una mostra fotografica a cura del fotografo Adriano Lablunda, nella quale vengono illustrati i particolari dell'opera che sfuggono all'occhio del turista e del visitatore e l'annullo fidedigno che ricorda l'evento. Ancora una volta Nicosia si riscopre come città d'arte. Le opere più sconosciute sono in realtà dei veri e propri tesori che devono essere semplicemente riscoperti e valorizzati.